Bernardina Ginevra, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Caltanissetta. Ci troviamo alla Scuola Media Rosso di San Secondo e questa è l'aula multimediale 3.0 appena inaugurata. Sì, l'abbiamo inaugurata il 13 dicembre e nel contempo l'abbiamo anche intitolata a un nostro professore Fabio Zaccone che ci ha lasciato e che era il nostro supporto nelle tecnologie. Quest'aula permette 3.0 perché diciamo al di là delle sigle è un'aula multifunzionale con arredi diciamo un po' diversi, più flessibili, che permette anche di innovare la didattica e di renderla diversa contemporaneamente, perché ci sono diversi angoli, c'è l'angolo della Gorà, c'è l'angolo del dibattito, l'angolo dei gruppi di lavoro, ma anche alcuni angoli di frontalità. Oggi i nostri genitori di quinta, quelli che devono fare la scelta per la prima media, sono qui in visita perché questa settimana che si è conclusa oggi l'abbiamo dedicata alla continuità. Abbiamo appunto fatto i laboratori qui, i ragazzi di quinta sono venuti, hanno diciamo toccato tutti i laboratori producendo anche materiali, per vedere un po' come lavorano i professori nel nuovo ordine di scuola. Oggi è la giornata conclusiva perché abbiamo invitato i genitori, ci sono tre gruppi che girano e per tre performance diverse, quindi diciamo che abbiamo qui una grande festa in questo. Quali sono le performance? Allora, c'è un gruppo, intanto c'è la visione di un video che riprende tutte le attività e poi abbiamo premiato il volantino migliore perché c'è stata anche un'altra cosa molto carina. Di solito i volantini li elaborano i docenti per fare la pubblicità agli open day, invece ai bambini di quinta abbiamo dato un compito di realtà che significa progettare, in questo caso era progettare il volantino. Dopodiché i tre moduli hanno prodotto un volantino diverso che si può vedere sulla nostra pagina e poi i genitori si sono messi a votare. C'è stata una gara diciamo di like e ha vinto un volantino che adesso starà stampato e distribuito. Poi nella sala teatro c'è un'altra performance con le maggiorette e gli strumentisti e poi sotto nella grande palestra c'è il concerto rock di ragazzi anche che sono usciti l'anno scorso, che sono stati nostri alunni e che adesso sono in superiore.